Molto bene, stiamo per iniziare una strepitosa puntata del live show, ma come sempre questa è l'anteprima con il nostro maestro Fragassi. Benvenuto, salve, maestro, salve, come salve. Sempre io la ringrazio per essere qui con noi. Ci mancherebbe altro, io sono qui, tra l'altro non sono arrivato di corso assolutamente. No, no, assolutamente, è arrivato a tempo in tempo. A tempo in tempo, e quindi sì. Lei come sempre mi porta dei regali incredibili durante questa anteprima, proprio per... Ecco qua... Ma cos'è? Una caramella, cioè neanche la carta di una caramella. Era buona comunque, questo glielo posso assicurare. È sicuro? Assolutamente. Beh, sì. Mi fa molto piacere. No, ma ci mancherebbe altro, ma questo è altro per lei. Va bene, la tengo, cioè dove c'è una custodia per poter mettere la custodia della caramella? Della caramella sì, le stanno progettando, diciamo, quindi la conservi. Cioè, per il momento la tengo... qui. Sì, 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 lì va benissimo, secondo poi me. Dopo... C'è anche un bidone lì nel caso vuole buttarla. Ah, la tengo, sì, la sì, tengo, sì, sì. È tipo un archivio esatto, speciale. Esatto, lasciamo. Un archivio speciale dei miei regali. Mi fa piacere. Puntata molto interessante quella di questa sera, eh? Avremo con noi ospite, come sempre, il dottor Simon Sarra. Cavoli, è un po' che poi... non lo vedo. Poi i consigli dell'avvocato Gabriele Spatorno. Consigli incredibili. Anche lui, non c'è qua. Beh, poi ovviamente tanti altri ospiti. Direi che possiamo iniziare subito questa travolgente puntata con la nostra, vogliamo dirlo insieme, vuole sì. dirlo lei? No, lo diciamo insieme, lo diciamo dai. Già. Con la nostra sigla! Signore e signori. Signore e signori. Buon pomeriggio. Buonasera. Buonasera. Buongiorno. Buonasera. Amici cari, buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera ai programmi della serata. Trasmettiamo ora il programma. Benvenuti a una nuova puntata del live show. Iniziamo subito con il dottor Simon Sarra. Complimenti e grazie per essere sempre qui con noi al mitico Chemois di Piacenza. E il direttore Paolo Munoz. Grazie, grazie, grazie. Allora, puntata epica quella di questa sera. Sì, 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 avremo una puntata veramente molto interessante, ma come sempre noi iniziamo con l'assaggio del gin di questa sera, dato che siamo a Chemois, è un bar, beviamo. Ah, del gin, io pensavo del cibo. No, gin. L'assaggio del gin. Assaggiamo un po' di gin. Va Intanto bene. Lei vuole raccontarci qualcosa, dei consigli, non so. Sì, sì, sì. Abbiamo pochi minuti. No, allora... questa volta assisteremo poi al video dell'assaggio di un alimento molto particolare, ma che tutti conosciamo, abbiamo visto in televisione, ma forse pochi hanno assaggiato, che è il burro di arachidi. Esatto. Il burro di arachidi. Però qualcuno doveva pur farlo, l'abbiamo assaggiato noi. Sì, non è... È stata un'esperienza abbastanza indimenticabile. Probabilmente non sappiamo bene come trattare l'alimento. E forse non tutti sanno che le arachidi sono considerate una frutta secca, diciamo, come le nocciole, le noccioline, ma in realtà sono un legume che arriva da... sono paragonabili, diciamo, a un legume, e per cui è una pianta completamente diversa, un vegetale completamente diverso. Io intanto preparo da bere. Vabbè, sì, un dissetante, diciamo. E, insomma, abbiamo scoperto tanti dettagli di questo surrogato, di questa alternativa alla Nutella, e abbiamo visto che, e lo vedrete anche poi nel video, che la temperatura di conservazione, ma soprattutto poi dopo di utilizzo, è molto importante anche per le caratteristiche di per le caratteristiche del prodotto quando viene utilizzato. Mi sono un po' preoccupato perché vedo delle operazioni alcoliche. Salute, lo assaggio anche agli amici a casa. Sì. Mica male. Bello secco. Bello secco. Non so cucinare, questo ormai è palese a tutti, ma i cocktail li faccio bene. Sì, sì, sono belli potenti.
Parlavamo, beh, ma anziché parlare, io direi di fare così. Vediamo quello sì. che abbiamo, quello e come lo abbiamo assaggiato e vi fate due risate, credo. Grazie, dottor Sarro. Bene, 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 vedo che si mangia ovviamente in questo blocco, come si dice. La rubrica degli assaggi. La rubrica, degli assaggi. Che tanto piace agli altri quanto poco piace a noi. Esatto. No, perché a casa ci godono nel vedere che noi mangiamo della roba immangiabile. Sì, credo, beh, non necessariamente, ma spesse volte... Certo. Capita, spesse volte ecco, sì. Stavolta proviamo a assaggiare stavolta, sì. un must dei film e anche forse delle famiglie americane, che è il burro di noccioline. È vero. Il burro di arachidi, che è alla fine una crema spalmabile che vediamo in tantissimi cartoni animati, film, serie, ovunque, e che viene trangugiata con grandissimo piacere da tutti gli americani. Ma che sapore avrà? Beh, adesso è presente anche nei nostri supermercati, ma forse non tutti l'hanno assaggiato. Anche perché se devo scegliere fra la Nutella e il burro di noccioline, diciamo, la Nutella. Culturalmente sono portato verso la Nutella. Allora, prendiamo. Esistono vari tipi di sì, sì, sì. Esistono diversi tipi. Sì. Ci sono anche quelli con i pezzettini. Io una volta, anni fa, comprai in un supermercato il burro in Wisconsin. In Wisconsin con i pezzettini. Non fatelo a casa. È una roba... Esatto, esistono due filoni principali, che sono quello cremoso, come questo creamy peanut butter. grazie. Creamy peanut butter, peanut. E invece quello con i pezzi, appunto, se voglio avere quello crunchy, se voglio masticarmi dei pezzetti di noccioline, noccioline americane. Ecco, questo in particolare è healthy. Cioè salutare, perché non ha zuccheri aggiunti, è biologico, praticamente l'unico ingrediente è sono solo le arachidi, il 99,3%, e lo 0,7% di sale. Beh, quindi ci sta, cioè voglio dire, non ci sono cose chimiche. No, assolutamente, è praticamente purè di noccioline americane, di arachidi. Non fa male. Allora, come dicevo, molti pochi alimenti fanno di per sé male, bisogna considerare che questo ha un contenuto di calorie molto molto alto, ma ci sta perché le arachidi sono... molto caloriche, sono molto grasse, che non vuol dire che faccia male, ma vuol dire che è molto calorico, per cui va mangiato con attenzione, sempre che uno lo voglia mangiare. Questo ha la bellezza di 600 kcal per 100 grammi, ecco, insomma. Qui ha il 47% di grassi, però i grassi saturi sono pochi, sono solo il 9%. Bisogna considerare che soprattutto in soggetti sensibili, i grassi delle arachidi possono essere precursori di sostanze che possono causare dolori articolari, reumatici, per cui non è consigliato su chi soffre di artrite reumatoide e così via. E, va bene, direi che... Beh, ecco, una cosa interessante è che il burro di arachidi non ha una storia millenaria, come niente negli Stati Uniti, ma è stato inventato da George Washington Carver, che è un precursore degli scienziati dell'alimentazione, che ha dedicato gran parte della sua vita a studiare dei modi per utilizzare le arachidi come alimento. Quando uno si annoia. E questa è una delle più... Poi partorisce queste robe qua. Esatto, questa è... Cioè forse... chi ha fatto la bomba atomica e che fa... Esatto. Sono due cose comunque deleterie. Bah, vedremo. Questo, diciamo, è la più famosa di queste applicazioni. Ecco. Ma si beve o si spara? Allora, era indicato che poteva separare una parte più liquida e in effetti così una sembra. Una cannuccia, per favore. No, vabbè, abbiamo... Sì, sapevamo. Sopra è molto però... liquido. No, forse deve andare proprio sotto. Sì, no, mentre giù... giù si beve. Giù è duro come... È veramente... No, prova. Cioè, guarda... No, aspetta una... Aiuto! Mamma mia,
Sotto c'è una specie di strato di un altro strato, secondo me c'è una città invisibile. C'è uno strato cementizio sotto. Probabilmente provati, non lo so. Se provi a tirare su il cucchiaio, immagino che ci sarà attaccato. Ma poi c'è un odore di noccioline americane tipo da aperitivo, più che di Nutella. Sì, vabbè, mangiamolo con un po' di olio anche. Diciamo che il colore, la consistenza e l'odore... No, c'è da dire che se dicono che va spalmato, in effetti un motivo ci sarà, perché noi lo prendiamo a cucchiaiato. No, beh, però c'è un film che è... come si chiama? Quello con Brad Pitt. Joe Black. Meet Joe Black. Ti presento Joe Black. In cui assaggia, mangia cucchiaiate con Brad Pitt e sì. Anthony Hopkins. Esatto, proprio quello. Ma la consistenza è un po' liquida, mentre sotto perché credo ci sia cemento armato. Ma assaggiamo, 3, 2, 1. Sì, ma scusa, no. Ma prendine di più, scusa. No, ma perché scivola tutto. Allora, dopo il liquido che si sente, inizia ad esserci la cementificazione con la pasta di... Beh, è come mangiare delle noccioline, le arachidi, però è liquido, diciamo. Cioè, secondo me non dovrebbe essere, dovevamo muoverlo un po' di più. Secondo me non dovrebbe esistere. Non lo so, ma... Cioè, se è così, è terribile. Ma sì, se va, probabilmente andava mescolato di più. No, c'è indicato che se uno lo vuole più duro deve tenerlo in frigorifero. Ah, ecco. Ma mi chiedo cioè perché è esattamente come noccioline. Mangiare noccioline americane, quelle che si mangiano come snack. Ma probabilmente masticate. Ma probabilmente spalmato, dovevamo prendere del pane. Sì, beh, io lo vedo più come, allora, come diciamo, spalmato lo vedo più come un antipasto salato, più, cioè, sì, non lo vedo come un'alternativa alla Nutella. No, quello no, assolutamente. No, beh, anche perché è salato. Il sapore non è sgradevole, chiaramente devono piacervi molto le arachidi, perché... Sa di arachidi. Sa assolutamente di arachidi, anche perché è l'unico ingrediente oltre al sale. Molto bene, ora ci spostiamo in quel di Finale Ligure per andare a trovare l'avvocato Gabriele Spotorno. Vediamo un po' che cosa ci ha detto. Benvenuto, bentornato, bentrovato all'avvocato Spotorno. Grazie direttore, siamo ancora qui allora, anche questa settimana. Siamo ancora qui, non siamo ancora altrove e la cosa ci fa molto piacere. Bene, anche questa settimana il nostro direttore l'ha scampata. Esatto, basta dire queste cose, sembra che faccio chissà che cosa, io ho una vita piatta, in realtà non succede mai niente. Allora, cosa ci parla in questa puntata, di cosa ci parla? Allora, in questa puntata, direttore, vorrei parlare di un argomento, un filo tecnico, ma molto importante perché... Non sarà noioso, e molto spesso quando la gente non confonde queste due figure, l'avvocato d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato, volgarmente detto gratuito patrocinio. Sì. Perché? Perché molto spesso la gente pensa che il difensore d'ufficio non deve essere pagato. Lei è il difensore d'ufficio, va benissimo, non la devo pagare. No, invece. No, non è così. Il difensore d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato sono due figure ben distinte, due istituti ben distinti. Allora, partiamo dal patrocinio a spese dello Stato. Sì. Che cosa succede? La legge prevede che in caso di... determinati, se si possiede un reddito inferiore ad un certo limite, vi è la possibilità che l'avvocato scelto, perché comunque la persona ammessa al gratuito patrocinio può scegliersi l'avvocato che deve essere iscritto in una lista apposita, ma dentro questa lista può scegliere l'avvocato che più gli aggrada, anche il proprio avvocato di fiducia.
In questo caso, se viene ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso dell'avvocato sarà pagato dallo Stato e non dalla persona. Magari l'avvocato preferisce, perché così viene pagato di sicuro. A volte diciamo so. Che anche se lo Stato paga lento, però almeno si sanno che quei soldi prima o poi arrivano. Quanto tempo ci mettono a pagare? Almeno un anno, due. Purtroppo lo Stato non è velocissimo. Se la prende comoda. Però arrivano. Ecco, questo quindi è il patrocinio a spese dello Stato. E solo se si è ammessi al patrocinio a spese dello Stato non si deve pagare l'avvocato, perché appunto ci pensa lo Stato. E anzi, che l'avvocato bisogna avere? Bisogna avere un reddito inferiore agli 11.000 e rotti euro circa. Reddito IRPEF. Non guardate il reddito ISE. L'ISE per il patrocinio a spese dello Stato non vale niente. Dovete guardare la vostra dichiarazione dei redditi, perché spesso poi mi arriva la gente in studio e dice: io c'ho un ISE che vale zero. Del suo ISE io? Direttore, vedo che ha espresso benissimo il mio pensiero in quel momento lì. Il difensore d'ufficio, invece, è un istituto completamente diverso. Il difensore d'ufficio è il difensore che viene assegnato al cittadino che risulta indagato, imputato, che quindi ha un procedimento penale a suo carico. Perché non ha nominato un difensore di fiducia? E questo perché? Perché nel diritto penale la difesa tecnica è obbligatoria. Ma, e questo tengo a precisarlo, il difensore d'ufficio va pagato come il difensore di fiducia. E ognuno ha la sua parcella. Ognuno, esatto, ha la sua parcella. Poi il difensore di fiducia può essere, il difensore d'ufficio può essere sostituito in qualsiasi momento dal difensore di fiducia. Ma non è che il difensore d'ufficio è un difensore di serie B, è un difensore che non va pagato. No, è il difensore a tutti gli effetti. Viene solo assegnato automaticamente perché quella persona non ha ancora nominato un difensore di fiducia. O comunque non vuole nominare o non ha un difensore di fiducia. Quindi, siccome c'è la difesa tecnica, ecco che gli viene affidato questo. Quindi, cari telespettatori, non accostate le due cose, non dite difensore d'ufficio uguale avvocato gratis. No, perché questa è la cosa che come avvocati ci fa molto imbestialire. Questo lo devo dire, Lei questa puntata la sta facendo solo per lei. Assolutamente, mi sono ritagliato questo piccolo conflitto di interessi. Mi sono ritagliato questa piccola parentesi, ma ho ritenuto doveroso fare questa precisazione. Anche a nome di tutti gli avvocati. Lei riceverà un premio. Probabilmente degli avvocati della Liguria. Probabilmente sì, perché forse anche d'Italia, direi. Anche d'Italia. Perché sto facendo un favore a tutti i miei colleghi. No, beh, è chiaro adesso. Esatto, spiegando questa differenza. Gratuito patrocinio e l'avvocato d'ufficio. Esatto. Grazie davvero, avvocato Spotorno. E come sempre, noi se non ci vediamo prima, ci vediamo la prossima settimana. Assolutamente. Tra 7 giorni siamo ancora qui. Assolutamente. Grazie. Speriamo. A lei, direttore. Grazie. Beh, qualche sera fa ci siamo trovati io, il maestro Fragassi e il dottor Sarra a casa del maestro Fragassi e abbiamo assaggiato dei cibi provenienti da varie parti del mondo. Guardate un po' che cosa abbiamo assaggiato per voi. Io avrei un po' fame. Esatto, maestro Fragassi, faccia un po'. Mi offro casa quello sua. Che ho in casa, casa sua, perché qua ho qualcosa. Allora, facciamo adesso questo sketch in cui noi proviamo a assaggiare dei cibi strani o schifiltosi. Quelli che porto io sono schifiltosi. Allora, intanto io direi che partiamo con... Facciamo vedere alla telecamera cosa, perché li mangiamo davvero, non abbiamo paura. Può far vedere anche la marca.
No, c'era semplicemente no, l'etichetta, perché in teoria su questa etichetta c'è scritto cosa c'è in italiano, perché logicamente questa roba... Ma da dove arriva, no? Non lo so. Ma da dove arriva? Dunque, sono i cubetti tzatziki. Quindi dovrebbero sapere di sono dei crostini, penso, alla salsa tzatziki. Dei crostini pensili. E com'è la salsa tzatziki? La salsa tzatziki. Stiamo facendo tutto in diretta e noi non abbiamo paura. La salsa tzatziki è yogurt e aglio, come... No, no, il primo a mangiarlo è Paolo. No, no, ma... Sì, assolutamente. Perché... Ah, un po' di più. No, ma già l'odore che c'è qua. La salsa tzatziki. Salute. Non l'ha mangiato Paolo, No, lo mangi. Ma no, non è neanche male. Ma insomma, a parte che ti fa venire una fiatella indecente. Forse ho sbagliato a recuperare. Ma basta, dottor Rossaro, la smetta. No, insomma, è come se nei crostini avessero ucciso un cimice con dell'aglio. Vabbè. Sì, no, diciamo che ci puliamo il sapore. Potrebbe andare bene, potrebbe andare bene con nel passato di verdura. Ma certo, ti viene una fiatella. Questo è dolce, penso. E il anche prossimo, perché... cioè andiamo in ordine almeno. Che cosa? Non lo so, quante cose assaggiamo. E questa è un'altra. E l'altra è salato e dolce. Non l'ho capito. Comunque, benissimo, andiamo sul dolce. Comunque questo è un prodotto made in Bulgaria, fatto a Sofia. Bene. Via Krasna Poliana 7. Se ok, questo... Ingresso A. Questo è il prossimo, si chiama glucosa. E questo è prodotto in Romania e se vi può interessare... È consigliato a tutti i diabetici glucosa. Se vi può interessare qui c'è scritto... Glicemiale. C'è scritto glucosio compressa 100 grammi. Questo è quello che c'è scritto... Basta, dottor Basta con questa fare, via. Di queste robe di anni. Allora... No, è bello perché dopo aver mangiato lo tzatziki, la glucosa... Beh, ma sarà cioccolato bianco. Sembra. Dai, me ne dico, lo sta sbriciolando. Ecco qua, un grazie. Quadrato. Salute. Metto l'altro quadrato. Mm. Vai. No, avevo dimenticato lo zucchero. Mettendo glucosio al 100%. Ma scusa, ma anche voi adesso sta arrivando un sapore amaro? No. No, mamma mia. No, scusa, non vi è venuto un gusto amaro? Sì. Ah? È orribile stampare. No, praticamente sembra cioccolato bianco, ma in realtà è granuloso. E poi alla fine rimane un sapore amaro. Non so se è colpa della salsa tzatziki che si sta ribellando. Ma quando scade, sì. Ma che schifo. Sembra di mangiare una specie di zolletta di zucchero. La mangi quella? No, la butti via. No, ma che schifo, ma è immangiabile. No, no, ma c'è la data di scadenza? Non l'ho trovata io. Vabbè, vediamo il prossimo, maestro. No, andiamo. No, ma questo qui è l'unico ingrediente è il glucosio, l'avevi detto? No, c'è solo quello. Sì, glucosio 100% c'è scritto. È zucchero! È solo glucosio. C'è una barretta di zucchero. Ma cosa serve? È un surrogato di cioccolato per un posto dell'est europeo povero, perché quando c'era il comunismo reale. C'è da dire che... Ma forse lo mettono nel caffè, non credo che lo mangi. Infatti, perché non credo che si possa... Non lo so, io pensavo fosse cioccolato bianco, non ho letto niente. Vabbè, abbiamo imparato che se mangi una zolletta di zucchero, comunque molto zucchero, è amaro. No, ma lo zucchero, la zolletta di zucchero è saccarosio, quello è glucosio. No, questo qui penso sia dolce anche lui, c'è scritto cacao. Ma questa è l'alba. È alba. Ma lei sa alba. Che cos'è sì, l'alba, sì, la mangia. È un altro dolce, vuol farci venire il diabete, un'altra cosa super dolcissima. Questo da dove viene? È tipica nordafricana, se non vado errato. Però come fa a sapere queste cose? Perché io sono un cultore dei cibi etnici. Si farà un po' fatica a tagliarla, secondo me. Perché... non usiamo le mani. faccio vedere com'è. È un blocco. È una specie di merendone. È una specie di merendone. Sai che effettivamente ha ragione, perché è un po' dura. Secondo me il terzo prodotto lo potrei... Ah no, ecco che è uscito. Ce l'ha fatta? È un mattone, se lo tiri in testa qualcuno lo uccide. Ma cosa, ma sembra del foie gras? Cioè, no, magari. Ragazzi, cioè... Tra l'altro ha un odore penetrante e un po' alcolico. Alcolico, fai sentire? Sì, cioè... No, ragazzi, questo io non so... Ma sembra tipo una lumaca, cioè un lumacone, cioè... Cioè, la marca è...
Dulciu. No, occhio che la marca è. Io quello non lo mangio. La marca è Dulciuri Feleacul. No, sono riuscito a strapparne un pezzo, vediamo. Col cioccolato, facciamo una fatica a romperlo. Ma è pasto. È un cavolo del cartone. Sembra un buon disco scaduto da 5 anni. No? Fa schifo. Questo. No, però loro lo tagliano a fette e lo bevono col tè dolcissimo anche lui. Con dentro il glucosa che abbiamo mangiato prima. No, però non è che lo mangiano loro? In fette sottilissime. In realtà, cioè forse di quello che abbiamo mangiato è la cosa più buona. Il sapone, il sapone non è anche... neanche sembra un blocco, ma la smette di no, è un blocco. Ma basta. Perché è durissimo. Cioè, comunque sembra una torta stantia, sì, direi. Cioè, se te lo mettessero davanti avresti di che ridire. Esatto. Mm. Molto bene, anche questa puntata del live show è giunta al termine. Io come sempre vi ricordo che se volete rivedere le puntate andate in onda, potete andare sul canale YouTube Paolo Muzio Live Show, lì trovate tutte le puntate, anche quelle delle passate stagioni. Noi come sempre ci vediamo settimana prossima, stesso giorno, stessa ora, sempre qui dal mitico Chez Moi di Piacenza. Ciao a tutti, buona serata, ciao!